Infatti, oggi sono qua con una faccia particolarmente sbattuta perché non è proprio un bellissimo periodo. Però c'è da dire che il trucco di solito mi aiuta un po' a tirarmi su di morale, a sentirmi un po' più motivata, un po' più attiva. Quindi proviamo. Oggi poi in particolare mi piacerebbe parlare con voi di programmi trash perché ieri ho visto il nuovo programma su Real Time, Una prigione per innamorarsi, dagli stessi produttori di 90 giorni per innamorarsi, quindi. Come sempre vado prima ad utilizzare il mio primer occhi, primer potion di Urban Decay e mi andrò a truccare con la palettina di Too Faced Sweet Peach. L'ho riscoperta nell'ultimo periodo e mi piace un casino. Tra l'altro trovo che molti colori assomiglino alla nuova palette di Too Faced, quella Pumpkin Spice o comunque a tema zucca. In particolare andrò a utilizzare più o meno questi tre colori qua, quindi abbastanza marroncini neutri, e a dare un tocco di luce o con Licious o con Cobbler, questo o questo, adesso vedremo. Devo dire che fino a poco tempo fa l'unico, tra virgolette, cioè il principale programma trash che guardavo era appunto 90 giorni per innamorarsi e i vari dopo i 90 giorni, prima dei 90 giorni, eccetera. È un programma che trovo molto interessante di intrattenimento ed è interessante soprattutto per il confronto, diciamo, culturale. Molto brevemente, per chi non conoscesse questo tipo di programma, vede protagoniste delle coppie in cui uno dei due è americano, l'altro invece viene da un'altra parte del mondo. E il programma si sofferma appunto su questi 90 giorni perché una volta fidanzati si hanno 90 giorni di tempo per scegliere se sposarsi o meno. Si fa questo visto che permette al partner non americano di restare 90 giorni in America prima di decidere, insomma, se sposarsi o meno. Se non ci si sposa, si deve appunto ritornare nel proprio paese. Molto interessante, ma anche molto folle, perché in molti casi ci sono delle persone che si vogliono sposare, vogliono vivere il resto della vita assieme, ma magari non si sono mai visti di persona o la pensano in maniera totalmente opposta su cose anche abbastanza importanti, come ad esempio avere figli, dove vivere, eccetera. Cioè, ci sono forti punti di discussione. Cioè, queste persone sembrano sempre legate da cose molto molto futili, o in tante occasioni ti chiedi: ma che cos'è che accomuna queste due persone? In alcuni casi non parlano nemmeno la stessa lingua e devono parlare attraverso un'applicazione che traduce per loro. Cioè, per me è impossibile pensare una cosa di questo tipo. Cioè, io penso che la comunicazione sia alla base. E quindi è assurdo, è veramente assurdo. E ultimamente hanno fatto appunto questo nuovo programma che si chiama Una prigione per innamorarsi, dove uno dei due partner è appunto in prigione e sta per uscire. E da quello che ho capito, perché ho seguito il primo episodio, ma non so se ho capito bene, cioè queste persone si sono conosciute quando il partner era appunto in carcere. Io mi chiedo: ma come caspita è possibile? Cioè, com'è possibile che dal carcere ci siano tipo dei siti di incontri? O, cioè, boh, non lo so, mi è un po' strana questa cosa. E c'è gente che è in carcere anche per cose abbastanza gravi, che è stato in carcere anche tanti anni. Uno è stato in carcere 18 anni. Cioè, io non voglio sembrare una persona con pregiudizi riguardo ai carcerati, eccetera. La mia perplessità sta semplicemente nel modo in cui queste persone si sono avvicinate, perché una ragazza, ad esempio, diceva di aver visto la foto segnaletica di un ragazzo che era appunto in prigione e di essersi invaghita di quell'immagine. Ora, che fascino ci può essere in una persona arrestata per, che so, rapina a mano armata, possesso e spaccio di droga? Cioè, no, nel senso, magari conosci una persona perché appunto avete delle cose in comune, cioè non è che ti avvicini a una persona perché sai che ha un passato criminale. Spero di farmi capire, è un po' strana come cosa. E quindi niente, sono curiosa di vedere come proseguirà, anche se sembra altamente trash e pieno di drama, però su cose
secondo me, forse anche più seri rispetto a 90 giorni. Poi un altro programma trash che guardavo in questi giorni, che però è terminato, è Temptation Island, che ho scoperto veramente molto molto di recente. Saranno 2 anni, massimo 3, che lo guardo. È secondo me molto interessante da un punto di vista, diciamo, sociologico, cioè vedere come interagiscono altre persone, come affrontano altre persone determinati problemi o differenze. Anche se la cosa che mi lascia sempre perplessa è che prima di entrare sembrano tutti super affiatati, no, amore, dimostreremo al mondo che noi ce la possiamo fare, eccetera. E tipo, nemmeno 24 ore dopo sono lì a parlare malissimo del proprio partner. Cioè, io tipo sempre così, cioè, ma quante cose ti sei tenuto dentro da sfogare e dire delle cattiverie del genere riguardo a un'altra persona? Secondo me è proprio quello che magari non ci si dice in faccia alcune cose e si tiene dentro, poi cioè, si esplode. Però, boh, cioè, anche gente che sta assieme da tanti, tanti anni, cioè, come fate a non parlarvi? Io non ce la farei. Non lo so. Mi sembra un po' strano, per come sono fatta io, cioè, per carità, ogni coppia poi è diversa. Boh, direi che con gli occhi ci siamo. Alla fine ho usato Lushu's come punto luce, è super luminoso applicato con le dita. Un'altra cosa che mi fa molto sorridere è quanto sia in Temptation Island che ad esempio in 90 giorni sia facile vedere i problemi che ci sono nelle coppie degli altri e non vedere quegli stessi problemi nella propria coppia. Intanto ho messo il mascara e ho utilizzato il primer di Lancôme, il Seal Booster XXL e il Monsieur Big di sempre Lancôme. Vado a fare la base con questo fondotinta di Dior, il Nude Skin Glowing, visto che sono un po' più pallida in questo periodo, e come correttore questo di Make Up For Ever, l'Ultra HD, che poi andrò a fissare con la cipria. La mia preferita è la Peach Perfect. Poi comunque, nel caso mi dovessi dimenticare qualche cosa, sapete che la descrizione video contiene tutte le info utili. Dicevo che, come molto spesso accade, quando qualcosa riguarda noi in primis, facciamo più fatica a notare magari dei segnali o delle cose che non vanno, dei problemi, mentre negli altri siamo un po' più, diciamo, oggettivi. Ed è una cosa che fa un po' ridere in questi programmi, perché vedi che magari c'è una coppia che critica un'altra, soprattutto in 90 giorni, perché poi alla fine della stagione fanno un confronto fra tutte le coppie. Io adoro, perché di solito litigano da morire, succedono delle cose pazzesche, perché appunto riconoscono che magari negli altri ci sono dei problemi. Si dicono: come fai a stare con una persona che non hai mai visto, non hai mai sentito? E poi magari loro stessi si sono conosciuti in questo modo, o meglio, hanno deciso di sposarsi senza conoscersi, o hanno comunque dei problemi di fiducia, e dicono: come fai a fidarti di una persona che ti ha già tradita, oppure che ha intenzione di sposare anche altre donne? Cioè, assurdo. E quindi fa ridere perché, cioè, proprio tu lo dici. Comunque, è forse ancora troppo chiaro questo fondotinta, ora che lo vedo su di me. Andrò a scaldare poi col bronzer, anche se non fa molto stacco, però mi impallidisce un po' di più ora che vedo. Sono un fantasmino, un po' come le mie unghiette. Adesso sicuramente non si vedrà, ma ho provato a fare dei fantasmini. La stessa cosa poi capita con le persone che commentano da casa, che spesso dicono: come fai a stare con una persona del genere, no? Che non ti valorizza, che non ti sostiene, che comunque cerca anche di demolirti in un certo senso. Cioè, quest'anno, ad esempio, a Temptation c'era uno dei fidanzati che diceva, quasi vantandosi, di non permettere alla propria ragazza di andare in palestra, di uscire da sola con le amiche, cioè proprio un atteggiamento possessivo, tossico, una presenza abbastanza tossica, morbosa, proprio attaccata, super gelosa, e lui stesso riconosceva comunque di avere un problema, forse non si rendeva conto della gravità del problema,
molte persone dietro a dire no, no, ragazze, dovete lasciare le persone così, ma è facile parlare quando magari non ci sei tu dentro e magari vivendo quel tipo di relazione non ti accorgi subito di quanto può essere dannoso, ma magari te ne rendi conto quando ormai, non dico è troppo tardi, ma quando ormai ci sono tanti danni, no? Mamma mia, sono sempre più bianca. Non facciamo caso al mio colorito e comunque dicevo che è molto facile parlare quando qualcosa non riguarda te, è molto facile riconoscere i, tra virgolette, segnali d'allarme negli altri e magari quando si vivono queste cose si lascia spesso andare anche perché si sa che è soltanto una parte dell'altra persona, che magari non è sempre così opprimente, ha anche altri lati, magari si ha paura di mettere fine a una storia proprio perché ci sono anche dei momenti belli e magari questi momenti belli superano quelli brutti, cioè io immagino che ci possano essere comunque tantissimi elementi, tantissimi fattori, non è così facile dire ah no, non mi permetti di uscire con le amiche, ok, allora ciao. Anche perché questa stessa ragazza diceva che se non usciva con le amiche, non si iscriveva in palestra, se lui aveva questo potere su di lei, perché lei glielo permetteva, lei sottostava queste cose. Chiaramente poi io spero dal momento che sono usciti assieme che le cose si siano cambiate, perché comunque anche lei si rendeva conto che non potevano andare avanti in questo modo. E quindi io poi spero veramente che le cose si siano sistemate, però ecco, quando sei da fuori è molto più facile giudicare gli altri. Per dare un po' di colorito a questo incarnato fantasmino, vado ad utilizzare la terra Morfeo di Mulac. Il blush non lo vado invece a mettere perché, boh, non mi va. Come illuminante, sempre e solo lui, Moonstone di Becca. Non so se si vede, ma a me piace molto perché, nonostante non abbia un effetto super wow, secondo me è perfetto per tutti i giorni e mettendone magari un po' di più anche per la sera. E comunque si abbina bene a diversi trucchi, sia caldi che freddi, secondo me sta molto bene. Come rossetto vado a mettere quello di Charlotte Tilbury, il Pillow Talk. Tra l'altro, fun fact, questo me l'ha regalato il mio marito e quando è arrivato pensavo fosse personalizzato perché guardandolo da questa parte mi sembrava di leggere un addio e quindi mi sono un sacco sorpresa. In realtà è perché la C e la T dall'altra parte sono incastrate, quindi guardando al contrario sembra un addio. Vabbè, è una cosa un po' buffa. Questo poi è uno dei pochi rossetti che metto anche sotto la mascherina. Stavo dicendo, nel frattempo è arrivato il Corriere, che Pillow Talk è uno dei pochi rossetti che metto anche quando devo mettere poi la mascherina, perché resta lì, non se ne va in giro e soprattutto se magari si trasferisce un pochettino sulla mascherina, va via comunque in maniera molto molto graduale. È un colore secondo me perfetto e quindi niente. Tra l'altro l'avevo messo soltanto a metà, sono veramente corsa di sotto. Non so nemmeno che cosa ci sia nel pacco, quindi lo scopriremo. Io mi vedo ancora un po' pallida, secondo me, devo continuare a mischiare questo con il fondotinta che sto utilizzando di Lancôme, che è un po' più scuro, perché in realtà nello specchio non mi vedo così tanto più chiara, cioè mi vedo quasi giusta, però in videocamera sembro un po' più pallidina. Però vabbè. Questo è quindi il trucco terminato. Secondo me sta bene con il colore un po' più caldo delle lunghezze, anche se su di me preferisco appunto colori più freddi. Per concludere un po' il discorso sui programmi trash, come vi dicevo, questi tre sono principalmente quelli che guardo. In questo momento mi è venuto in mente che guardo anche Matrimonio a prima vista dall'anno scorso. Trovo molto interessante vedere le dinamiche fra le persone, confrontare un po' quella che è la mia esperienza con quella degli altri, vedere come si approcciano, le persone di fronte a certi problemi, se quelli che per me sono problemi lo sono anche per altri, insomma. Da un punto di vista proprio sociologico mi incuriosisce molto.
E poi devo ammettere che questi drammi, che molto spesso non sono poi così tanto drammi, mi aiutano un po' a svagare la mente. In quest'ultimo periodo ho veramente bisogno di distrazioni, quindi sono grata dell'esistenza di questi programmi. Poi io potrei parlare le ore su 90 giorni, perché bene o male l'ho visto proprio dall'inizio alla fine. Ogni tanto online mi spulcio se mi sono persa qualche edizione o se c'è qualche anticipazione riguardo a qualcosa che ancora non è uscito in Italia. Insomma, sono un po' impicciona sotto questo punto di vista, ma proprio perché è una distrazione, ecco. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se guardate anche voi questi programmi, soprattutto che impressione vi ha fatto il programma Una prigione per innamorarsi. Io ho visto soltanto il primo episodio, quindi sono ancora un po' lì lì, ma sono molto curiosa di sapere anche le vostre impressioni. E fatemi sapere anche se guardate 90 giorni per innamorarsi, perché secondo me è veramente il re, la regina dei programmi trash, non so. Tra l'altro quest'anno, cioè l'ultima stagione che ha messo è veramente disastrosa, cioè non so voi, ma praticamente tutte le coppie sono andate a farsi benedire. E niente, la smetto di ciarlare, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!